L'informazione di Lecco FM. Lecco FM News, benvenuti da Martina Bricalli. Intorno alle 8.30 di questa mattina, a Val Madrera, un grave incidente in via 25 Aprile ha coinvolto un centauro di 59 anni. L'uomo, colto probabilmente da malore, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Manzoni. Sono in buone condizioni, invece, i tre vigili del distaccamento volontario di Val Madrera rimasti coinvolti nell'incidente sulla rotonda di Malgrate davanti al ponte Kennedy. I tre, che hanno riportato lievi contusioni, sono stati immediatamente soccorsi dal personale sanitario e torneranno presto operativi. Dopo la disponibilità di accoglienza offerta dalla Caritas Ambrosiana ai migranti della Diciotti, potrebbero essere tre i posti liberi a Lecco. Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana, ha dichiarato che Caritas ha finora accolto 8 migranti e ha ancora disponibilità di ulteriori 9 posti, distribuiti 6 a Monza e 3 a Lecco. Oltre 1000 persone hanno preso parte ieri al raduno della sezione ANA di Lecco al Pian delle Betulle per onorare il voto fatto sul fronte albanese dagli alpini del battaglione Morbegno. Passiamo allo sport. 2 ore e un argento ai campionati italiani di paracanoa per Kojo Klopa. Il derviese, con i colori della canottieri Lecco, dopo aver conquistato il titolo nei 1000 metri, è salito ancora sul gradino più alto nella gara dei 500 metri. Nella finale dei 200 si è invece classificato secondo. Coppa Italia Serie D. La Calcio Lecco vince 1-0 in casa della Virtus Bergamo, grazie a un gol di Danna e supera il primo turno. L'Olginatese, invece, è stata sconfitta ai rigori in casa contro il Villa Dalmè, dopo il pareggio di 1-1 ai tempi regolamentari. In settimana si conoscerà la sfidante dei Blu Celesti nel prossimo turno, che si giocherà domenica prossima. Da Martina Bricalli è tutto, appuntamento alla prossima edizione di Lecco FM News. L'informazione di Lecco FM.